Benvenuti ai nostri telespettatori qui dalla Polisportiva Messina, che ringraziamo, che ci accoglie nei nostri pomeriggi. E oggi abbiamo un ospite di onore e noi veramente importante, che rappresenta un punto di riferimento in città, un artista messinese che ha un'esperienza, un bagaglio a livello nazionale e internazionale. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Daniela Conti. Salve a tutti. Buon pomeriggio Daniela. Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio Jenny. Sono siamo contenta. Siamo in estate. C'è caldo, come va la tua estate? La mia estate va bene, io adoro l'estate, è la mia stagione preferita. Lo vedo anche da quello che pubblichi su Facebook, quindi vero? Assolutamente sei bronzatissima. Mi piace andare al mare, mi piace nuotare, amo lo stretto. Abbiamo una domanda importante. Ah, prego. Volevamo un po' sapere come nasce questa passione per il mondo dello spettacolo, se ci racconti un po' di te, della tua storia. Non è nata per il mondo dello spettacolo la mia passione, è nata per il teatro, è nata per avere la capacità di capire meglio chi ero. Perché sai, il teatro ti aiuta a venire fuori, ti fa lavorare su te stesso, se sei timida. Io ero una ragazzina molto timida, Jenny, lo sai? Anch'io, sembra pure strano. Tu hai visto. Adesso non si direbbe, però quando ero ragazzina lo ero moltissimo. E il teatro era una cosa in cui questa timidezza scompariva, perché tu in teatro interpreti un'altra persona, un altro ruolo, non sei tu. E questo mi ha aiutato piano piano a eliminare tutte quelle piccole barriere che mi impedivano di manifestarmi. Capito? Quindi e poi il teatro alla fine è stato. Come sei riuscita a equilibrare le due cose? Cioè la Daniela persona e il personaggio che vai a interpretare in teatro? E piano piano, perché ho capito piano piano che era Daniela che doveva andare dappertutto. Poi il personaggio viene dopo Daniela. Certo. In quel caso veniva prima il personaggio perché non avevo. Ero timida. Chi è timido non ha il coraggio di manifestarsi, di aprirsi. Ora invece, per fortuna, io faccio un percorso interiore. Da sempre, sai, da quando ero ragazzina. Non vivo, magari chi non mi conosce non se lo immagina, no? La mia vita non è superficiale, io ho sempre pensato molto a quella che sia quello che siamo dentro, all'anima. E quindi tutto quello che ho fatto l'ho fatto sempre con l'obiettivo di elevarmi spiritualmente. Quindi non di avere successo, perché vedi, il mondo dello spettacolo, per esempio, sai cosa ho fatto? Non so se te ne ricordi. Io ho fatto le trasmissioni, ho fatto Indietro Tutto, sì. Ho fatto L'Aria del Continente, abbiamo vinto il biglietto d'oro, ho fatto uno spettacolo che presentavamo io e Nino Frassica, Ritira il premio, ho fatto un film in cui ero protagonista di un episodio, quindi, e che ho fatto? Hai fatto tutto. Ho smesso di fare tutto poi, hai capito che ho fatto? Sì, è vero, l'avevo notato. E ti dico la verità, io e tanti altri ci chiedevamo, e sai perché? E ci chiediamo il perché, appunto. Perché io ho capito che per me, per quello che era il mio viaggio, il viaggio di Daniela, era quella cosa, aveva raggiunto un tempo, ed era il tempo di cambiare. E sono tornata a vivere in questa città, a vivere la natura di questa città che io amo moltissimo, il nostro stretto, che mi piace così bello senza ponte. Qui siamo sì, a posto, perfetto. Qua davanti alla polisportiva, alla sì, spiaggia, sì, la polisportiva mare, è bellissima, questa piscina storica che ricordo storica, sempre. Appunto, però anche questa bellezza dello stretto magico cantato da tutti i poeti, dove c'è un'energia pazzesca. E mi sono dedicata di nuovo a coltivare la natura, a coltivare lo sport, ho cominciato a studiare. Ho aperto una palestra, ci ho fatto un lavoro completamente sì, diverso. Infatti tu sei molto impegnata anche nel sociale, Daniela. Sì, quello, ecco, la palestra è una cosa, cioè il movimento palestra, del corpo, poi il sociale, certo, il sociale fa parte anche questo dell'amore aspetto. Per gli altri, questo è l'amore, no? Quindi una passione che diventa anche professione, perché per te è stata una professione. Certo, lo è ancora, quindi, perché adesso di nuovo dal 2017 sono tornata a fare teatro, a fare televisione, sto scrivendo insieme a una mia amica, stiamo preparando uno spettacolo per la prossima stagione. E naturalmente mi nasce una domanda importante, perché noi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi e ai giovani, sì. Perché spesso chi è stato un punto di riferimento, chi ha raggiunto dei traguardi che poi per carità magari rivisti si è poi come dire riallocata nella propria dimensione facendo emergere poi quelli che sono gli aspetti fondamentali, no? Quelli che più pressano all'interno l'interiorità, no? Facendole emergere. Io chiedo a Daniela Conti come attrice, come protagonista della sua vita, cosa consigliare ai giovani che vogliono intraprendere questo percorso e che comunque, ripeto, non è semplice, perché oggi vivere del mondo di spettacolo non è semplicissimo. Vabbè, non era semplice nemmeno prima, cara Jenny, anzi era molto più difficile, perché era proprio difficile riuscire ad arrivare, perché era tutto chiuso. Ora diciamo che tutti vanno in televisione, no? Tutto si può fare, esistono social. I talent. No, ma i social, ma già i talent fanno fare tutto a tutti, ora è molto più semplice. Comunque io quello che consiglio ai ragazzi è di capire chi sono, di lavorare sul profondo e sull'interiorità e mai su ciò che appare in superficie, se vogliono essere felici. La felicità è una nostra responsabilità. E quindi alla fine di tutto il suo discorso, chi è Daniela? Daniela è una bella domanda. Io rispondo subito. Daniela lo so. Per me è sempre una bambina
che gode, si stupisce di tutto ciò che vede intorno, che ama le persone, ama gli animali, la natura e che si sente in armonia con tutto ciò che la circonda. Questa è Daniela, e una persona semplice. Quanto conta la bellezza? Allora, questo è un altro argomento, ti devo dire... Quale ti direbbe lei a questo punto? Vabbè, certo, quella interiore conta. Quella interiore in assoluto fa la differenza. Quella è l'unica che conta. Perché l'esteriore non c'è dubbio, però ritengo allora, diciamo, che l'interiore... Diciamo la domanda, quanto conta la bellezza sia esteriore che interiore? La bellezza, la bellezza. Allora, adesso rispondo io, domanda per me, ok. Per allora, no, vi voglio dire, quindi io quando ero ragazzina intanto non ho mai tenuto in considerazione la bellezza, devi sapere. Nonostante tu. No, sì, ma non lo capivo, nemmeno lo pensavo, perché vivevo in una famiglia dove non veniva dato molto valore. A questa cosa era importante studiare, essere intelligenti, la bellezza non contava. Poi chiaramente vivendo mi sono accorta che la bellezza ti apre tante porte, però io non ho, forse sbagliando, non ho mai fatto conto della bellezza, anzi mi dava pure un po', ho sbagliato probabilmente, però mi dava pure un po' fastidio perché sbagliando la ritenevo una diminuzio e non era corretto invece perché la bellezza ha un suo valore, anche perché la vera bellezza appunto è qualcosa che viene da dentro e poi si vede fuori. E quindi io credo che sia fondamentale, le persone belle dentro, poi si vede pure fuori che sono belle, perché è una cosa che è come uno specchio. E tu che fai sport e che fai palestra, questa unità interiore ed esteriore, c'è poco da fare, fa parte proprio del gioco. E chi è bello dentro non può essere bello fuori o viceversa, perché anche se non fosse bellissimo o bellissima, perché la bellezza è comunque una bella persona. Traspare da altro. E anche nei complimenti che noi uomini ad esempio facciamo alle donne, no? Sì. È una bella donna. Ma non è una bella persona. È una bella donna, non lo puoi negare. Però lo dici con i denti un po' stretti. Invece altre volte che bella persona. Cioè può essere bella fuori, forse un po' meno, però il bella persona è qualcosa in più. Ma perché la bellezza è fatta di gesti, è fatta di come ti muovi, di come parli, di come fai, dell'attenzione che hai verso gli altri, di quanto gli altri. Quando stanno insieme a te stanno bene, questa è la bellezza. Approfitto di una cosa che hai detto due istanti fa, hai parlato della famiglia. Ti prego, dimmi. Mi farebbe piacere, anche perché nella nostra città ci sono tante figure che hanno lasciato veramente l'orma. E c'è qualcuno a casa tua che ha lasciato un'orma gigantesca in questa città. Io lo so. E lo so pure io. E mi commuove questa cosa veramente. Non ti voglio fare commuovere. No, non ti preoccupare, io non è mi preoccupo. È una cosa bella che mi viene. Io non, perché... non mi preoccupo se mi commuovo, penso che sia naturale. Assolutamente, parte delle... non lo volevo fare. No, non ti preoccupare. È una tua... Però ti dico solo una cosa, un uomo che ha lasciato una traccia incredibile a Messina, anche i miei figli escono da quella casa, Geni, tu hai capito, mio padre. Ovviamente stiamo parlando mio padre, di un papà che era un notissimo... un notissimo professionista a Messina e penso che mi farà piacere. Il professore Conti. Ah sì, e non me l'hai detto mai. Non potevi dire. Mio padre faceva il pediatra. Secondo me la cosa bella di mio padre però era la bella professionalità, il talento, ma la grande umanità. E che la cosa più importante è che io penso di avere ereditato. Quindi lo ringrazio sempre, mio padre, per l'eredità vera e importante che mi ha lasciato, quella dei sentimenti. Credimi, ho approfittato di te per ricordarlo, bene, ma con grande, a me fa con grandissimo piacere, perché sono convinto, certo, sono passati parecchi anni. Sì, ma sai, la gente... Molta gente non sta capendo forse di cosa stiamo parlando. Sì, abbiamo detto di mio padre. Però tantissima gente a Messina ha avuto vicino il pediatra, il ginecologo Conti, e lo so direttamente perché i miei figli sono nati con papà. La famiglia è importante, soprattutto per agevolare i percorsi dei giovani, dei ragazzi, ma la famiglia è importante perché ti forma. Daniela ci ha detto questo, formazione, interesse, però c'è qualcosa che manca in questa città secondo te rispetto a questo tipo di percorso? Si potrebbe fare qualcosa in più? Sì, secondo me si possono fare tante cose in più in questa città. Perché c'è tanti talenti spesso che... Parli dei talenti o della città? Parlo della città e parlo dei talenti che non riescono attraverso il contesto ad emergere, perché non trovano quei canali di accesso. Appunto, quindi forse bisognerebbe fare una... cioè riuscire ad instaurare una comunicazione più libera fra chi si vuole proporre e le istituzioni, perché sono le istituzioni che poi decidono, no? Se fossi sindaco, la prima cosa che faresti, subito, così. Se fossi sindaco. È estemporanea, via. Va bene, non lo so. Prossima candidatura, Daniela. No, è un modo di dire, però, perché ognuno di noi, se fossi il presidente della Repubblica, farei questo, per esempio. No, certo. Tutti l'abbiamo detto. Io, se fossi sindaco, sinceramente, cercherei di rendere la città più vivibile per tutti, perché in questo momento penso che quelle scelte che sono state intraprese non sono per rendere la città vivibile, vengono spacciate per questo, ma non mi sembra per niente, quindi, però poi se divento sindaco ti faccio vedere, facciamo così. Vabbè, perfetto. Tu vuoi fare l'assessore?
Cigani, c'è il sindaco, so, hai dire. Già un conto. Hai visto? Potrei anche pensare. Già possiamo, Jenny, so, poi penseremo pure per te. Assolutamente, è indiscutibile. Senti, io so, che, parliamo, so che ami la musica, che per te è una cosa... Ecco, siamo arrivati all'argomento top di Giovanni. L'ho fregata, sono arrivato prima. Ah, l'hai fregata. Allora, io so che ami la musica, perché per te la musica, magari non sei una cantante, avrei... No, non sono una cantante. Vabbè, avrai fatto qualcosina da qualche parte, ma non sono una seratina, qualcosa. Il rapporto con la musica. Ma quale musica ballo, mi piace? Il tango argentino notore, mi piace, notore, il tango notore, argentino, notore, che lo studio con grande passione, è la cosa del tango che mi piace. Perché non mettiamo un bel tango? Perché poi lo mettiamo? Piace? No, lo possiamo mettere anche in sottofondo. Uno di pugliese, perché, cerca, o di Sarli, perché se può. Perché il tango argentino e non la tarantella napoletana? Perché il tango argentino, sai, intanto perché il tango argentino... Perché questa scelta che sarà naturale, ovviamente. Certo, è stata, mi sono sentita sempre naturalmente portata verso l'Argentina in generale e tutto il continente sudamericano. E il tango argentino è un ballo che non tutti conoscono, in cui la cosa meravigliosa è che non esistono dei passi precostituiti. Uomo e donna si abbracciano, si sentono, diciamo che se tu balli veramente bene le anime si collegano e i corpi si muovono seguendo un'indicazione, è un po' come dovrebbe essere una coppia ideale secondo me nella vita. Cioè l'uomo le dovrebbe guidare... Non sono talvolta No, perché non è una questione che bisogna essere coppia. No, voglio dire quello che si instaura, io posso ballare con uno sconosciuto che però sappia ballare, nel momento in cui ci abbracciamo e ci sentiamo, lui mi guida, io capisco che cosa mi sta guidando, ecco, perché è una questione del... L'assenza delle parole. O guida lei? No, guida l'uomo. Guida? Ma perché come nella... Vabbè, l'uomo... Allora, anche in una coppia maschio-femmina corretta, rispettando i ruoli, un uomo ha il compito della guida e la donna ha il compito di rendere bello tutto ciò che si fa. La vita è un rally. Ecco, per te. Lui è un pilota... Lei è una navigatrice. Diciamo. Ma io questa la metterei sul piano della trasmissione dell'energia, Giovanni. Dai, ma io quando dicevo uomo, mi riferivo a un'energia maschile. È un'energia femminile, Giovanni. No, lo so, sì, ho visto Giovanni ha parlato del rally. Ho tradotto a modo mio, chiaramente. Io mi stavo riferendo alle energie, perché noi siamo energia. Quanto abbiamo... vorrei vivere queste cose, ragazzi, non avete quali cose? Di ballare, del tango, scriviti, vuoi ti do il numero. Allora, io vado a destra e lei a sinistra. E perché ancora non hai capito bene? Io farò che... Ma forse però comunque una se brava vuoi io istruttrice. No istruttrice, bravi ballerini. Qua a Messina esistono due maestri bravissimi, ballerini a livello internazionale. Problema, sì, Gustavo Guarnieri e Gabriella Perea De Michelis. Anzi, siamo ciao. Felicissimi di salutare. Ciao però, ragazzi. Però mi stai dando un altro assist, devo dimmi, dire. Prego. Dai, lui comincia. No, non voglio fare una serata dei ricordi. No, no, visto che parliamo di tango, visto che parliamo della passione italiana nei confronti dell'Argentina, che poi. Si dice che Italia e Argentina sono cugine di sangue. Certo, proprio. In Argentina, tu lo sai cosa diceva Borges? Non parlo italiano, mi sento straniero in Argentina. C'è un quid fra italiani. Italiani, tutto il tango, quasi tutto il tango è fatto da italiani. I cantori erano italiani, gli autori italiani con nomi un po' cambiati. E in Italia va fortissimo. Sì, in tutto il mondo, è patrimonio dell'UNESCO il tango argentino. Però Messina ha avuto vari tangheri, ha avuto varie organizzazioni. Mi piace ricordare Sergio Calderone questa sera, che ci ha lasciato da poco, ci ha lasciato a fine giugno. Puerto de Buenos Aires, associazione che lui ha voluto fortemente con Lilita Pizzi, hanno fatto questa... Proprio questa associazione Italo Argentina, che era un ponte, mi ricordo perfettamente questa edizione, il ponte fra l'Europa e il Sud America, e hanno fatto tantissime cose, purtroppo ci ha lasciato, e sicuramente Daniela. Questi lo miei conosce. Amici di cui ti ho parlato, Gustavo e Gabriella, sono stati quelli che hanno fatto da loro una bellissima milonga che si chiamava La Milonga Sentimental. Sì, che è andata sempre più in voga. Sì. È stata abbracciata. E invece adesso io voglio fare un po' un passaggio, basta sentimentalismo, basta. No, guardiamo al futuro. Non è sentimentalismo. No, assolutamente, però Giovanni, Giovanni, basta. Ci tenevo a ricordare. Fatto bene, per carità. Che c'entra, è giusto. Ne ho approfittato, scusami. Era perfetto, però, giusto. Però Daniela fatto che ha questo, tango, assolutamente. Conosce... E adesso guardiamo al presente e al futuro. Perfetto. Parlaci un po' dei tuoi progetti. Ecco, i miei progetti. Vuole sapere per forza. Per forza i progetti. I progetti per il futuro, è una domanda questa qua dal 1900. 70, no, scherzo. Abbiamo 3 minuti, mi abbiamo dice, 3 minuti, quindi 3 minuti di progetti per il futuro. Farò uno spettacolo al Pala Cultura il 22 di novembre su un collegamento sugli anni 70, poi vi dirò meglio. E poi farò questo spettacolo di teatro con Giussi Arimatea, scriverà il testo, è l'autrice, Mauro Failla ed io, uno spettacolo sulle dinamiche familiari, uno spettacolo particolarmente bello.
vi inviterò quando lo farò, a cui tengo moltissimo, perché credo che sia uno spettacolo di guarigione. Io penso che il mondo in questo momento ha un grande bisogno di guarire. E se inviti noi, inviti anche invito la telecamera. Certo, invito Francesco, servizio, tutti quanti. Eppure la polisportiva, senza la piscina. Bravo. Ecco, e se ti chiedessi se c'è un sogno nel cassetto? Io devo dire che sono piena di sogni, perché sogno ogni giorno. E il mio sogno è questo, è solo... Sai cosa? Ecco, una cosa che sto preparando, ora te la dico però... Io amo molto gli animali, non so, vivo con i cani, i gatti, i cavalli, mi piacciono tutti gli animali. Non poteva essere altrimenti. Certo. E allora mi piacerebbe fare qualcosa di bello per i gatti della nostra città. E ci sto pensando. Perché i gatti non... Perché per adesso ho pensato ai gatti. Poi penserò anche ai cani. In questo momento volevo fare una cosa per i gatti. Ci stanno i topolini, ci stanno... Certo, ma i topolini mi piacciono. Comunque devi sapere che quest'anno io ho conosciuto una gatta meravigliosa, che adesso non c'è più. E questa gatta mi ha dato così tanto... ti spunti per comprendere meglio chi sono io, e mi sembra doveroso come un omaggio a lei e a tutta la sua razza. Tutti i gatti meritano questa cosa, perché sono animali magici, i gatti sono animali spirituali, e infatti in Egitto venivano adorati come dei, e quindi io a loro voglio dedicare il mio impegno. Poi vi farò sapere anche questo, c'è un sacco di progetti, Jenny. Noi assolutamente però siamo... c'è un minimo con un denominatore, assolutamente felici di abbracciare che si tocca con mano, e anche questo rapporto con gli animali, con i gatti, nota la tua personalità, che ci hai in qualche modo illustrato. Sono stata contenta di essere stata qua con voi. Ciao ragazzi, ciao Jenny. Alla prossima, grazie Lillello, grazie alla Polisportiva Messina. Grazie a tutti. Prossima settimana, stessa ora, sempre naturalmente con Circus. Qui, ciao. Circus, ciao.